Un vero e proprio successo per Max Gazzè a Lioni. Erano quasi in 10.000 per il concerto del cantautore romano, che ha intrattenuto l'immensa folla con i suoi grandi successi e con alcuni brani del suo nuovo album, che continuerà a portare in giro per l'Italia e per l'Europa. Testi pieni di unica e sottile ironia, momenti di un rock puro che hanno travolto anche chi era a Lioni senza essere un fan sfegatato dell'artista e della sua musica. Gazzè a Lioni ha messo in campo anche il suo grande e tanto apprezzato lato umano. Infatti, senza nessun problema e dubbio, nel tardo pomeriggio di ieri, a poche ore dall'inizio del concerto, ha incontrato i bambini di Lioni per espressa volontà del sindaco Iuri Gioino. Un momento di spensieratezza e allegria per tanti adolescenti che si sono trovati a pochi metri dal loro idolo, il quale non si è sottratto a foto ed autografi. Una grande giornata quindi quella di Max Gazzè a Lioni, che ha anche oscurato qualche piccola polemica sollevata rispetto al nuovo posizionamento del palco proprio nei pressi della chiesa di San Rocco. Un grande successo quindi, un grande concerto ed un'alta Irpinia di nuovo unita ed in festa nel nome di Lioni, che a dire il vero dopo qualche anno ha riproposto un grande nome per la storica e tanto attesa festa di San Rocco. Piace troppo, resto con tanti...